Capitolo 17, estratto da una lettera a Gilbert. Oggi è finita la scuola. 2 mesi di Green Gables e profumate felci rugiadose, alte fino alla caviglia, lungo il corso del ruscello. Pigre ombre screziate nel viale degli innamorati, fragole selvatiche nel pascolo del signor Bell. Ah, scuro incanto di abeti nel bosco stregato. Sono in estasi. Jen Pringle mi ha portato un mazzolino di mughetti per augurarmi buone vacanze. Verrà a trascorrere un fine settimana con me, se non è un miracolo questo. Ma la piccola Elizabeth è molto triste. Avrei invitato anche lei, ma la signora Campbell non l'ha ritenuto opportuno. Fortunatamente non ne avevo parlato a Elizabeth, così le ho evitato una delusione. Credo che sarò a Lizzie per tutto il tempo che starà via lei, signorina Shirley, mi ha detto. Comunque io mi sentirò Lizzie. Ma pensa come ci divertiremo quando tornerò, le ho detto. Non devi essere Lizzie. In te Lizzie non esiste. E ti scriverò ogni settimana, piccola Elizabeth. Oh, davvero, signorina Shirley? Non ho mai ricevuto una lettera in vita mia. Sarà divertentissimo. E le scriverò se mi lasceranno comprare il francobollo. E se non mi lasceranno, lei sa che la penso lo stesso. Ho dato il suo nome a un chipmunk del cortile. Shirley, l'ho chiamato. Non le dispiace, vero? Prima volevo chiamarlo Anna Shirley, ma poi ho pensato che le avrei mancato di rispetto e comunque Anna non si adatta a un chipmunk. Potrebbe essere un maschio. I chipmunk sono così carini. Ma la donna dice che mangiano le radici dei rosai. Naturale che l'abbia detto, ho commentato. Ho chiesto a Catherine Brooke dove avrebbe trascorso l'estate e mi ha risposto con tono asciutto: qui. E dove se no? Sentivo che avrei dovuto invitarla a Green Gables, ma non ci sono riuscita. E comunque non sarebbe venuta. E poi è una guastafeste, rovinerebbe tutto. Ma se penso che passerà l'estate da sola in quella modesta pensione, la coscienza mi rimorde parecchio. L'altro giorno Dusty Miller ha portato in casa una serpe viva e l'ha mollata sul pavimento della cucina. Se Rebecca Dew potesse impallidire, l'avrebbe fatto. Questa è proprio l'ultima goccia, ha detto. Ma in questi giorni Rebecca Dew è un po' nervosa perché passa tutto il tempo libero a togliere dai rosai grossi insetti grigio-verdi che poi mette in un bidone di cherosene. Credo che ne abbia fin sopra i capelli. Un giorno o l'altro finiremo tutti mangiati dagli insetti, sentenzia lugubremente. A settembre Nora Nelson si sposerà con John Wilcox. Un matrimonio tranquillo, niente scialo, niente ospiti, niente damigelle. Nora mi ha detto che era l'unico modo per evitare la zia Mauser alle sue nozze. Dice che alle sue nozze lei, la zia Mauser, non ce la vuole. Però io sarò presente, anche se in modo non ufficiale. Nora dice che Jim non sarebbe mai tornato se io non avessi messo il lume alla finestra. Stava per vendere il magazzino e andarsene all'ovest. Beh, se penso a tutti i matrimoni che ho, in certo qual modo combinato, Sally dice che litigheranno in continuazione, ma saranno più felici litigando tra di loro che andando d'accordo con qualcun altro. Ma io non credo che litigheranno molto. Secondo me è l'incomprensione che crea la maggior parte dei guai di questo mondo. Anche noi due, per tanto tempo. Buonanotte, mio adorato. Il sonno ti sarà dolce, se a qualcosa valgono gli auspici della sempre tua. PS, la frase finale è citata testualmente da una lettera della nonna di Zia Cetti. Secondo anno, capitolo primo. Windy Willows, Spooks Lane, settembre 14. Non riesco ancora a capacitarmi che siano già finiti i nostri bei 2 mesi. Sono stati proprio belli, non è vero, tesoro? E ora passeranno 2 anni prima che. Qui si omettono parecchi paragrafi. Ma mi ha fatto molto piacere ritornare a Windy Willows, alla mia torretta privata, alla mia sedia, al mio letto alto e persino a Dusty Miller che si crogiola al sole sul davanzale della cucina. Le vedove sono state contente di rivedermi e Rebecca Dew mi ha detto sinceramente: è bello riaverla qui. Anche la piccola Elizabeth era contenta. Il nostro primo incontro presso la Porta Verde è stato pieno di gioia. Temevo che lei fosse arrivata nel domani prima di me, ha detto la piccola Elizabeth. Non è una magnifica serata? Le ho detto. Le serate sono sempre magnifiche quando c'è lei, signorina Shirley, ha risposto la piccola. Se non è un complimento questo. E
Come hai trascorso l'estate, cara? Le ho chiesto. Pensando, ha detto piano la piccola, a tutte le belle cose che accadranno nel domani. Poi siamo salite nella torretta e abbiamo letto un racconto sugli elefanti. Al momento la piccola Elizabeth prova molto interesse per gli elefanti. C'è qualcosa di affascinante nella parola stessa, elefante, non è vero? Ha osservato, appoggiando il mento tra le mani come solita fare. Credo che incontrerò molti elefanti nel domani. Abbiamo messo un parco per gli elefanti nella nostra cartina del paese delle fate. Non serve assumere un'aria di superiorità e di disprezzo, caro Gilbert. Come so che farai quando leggerai queste righe? Non serve proprio. Il mondo avrà sempre bisogno delle fate. Non potrebbe andare avanti altrimenti. E qualcuno bisogna pure che gliele fornisca. Non mi dispiace nemmeno essere di nuovo a scuola, sai? Catherine Brooke non è diventata più espansiva, ma i miei alunni sono sembrati contenti di rivedermi e Jane Pringle vuole che l'aiuti a trovare l'aureola di stagnola per le teste degli angeli quando ci sarà la recita del corso di catechismo. Credo che quest'anno il programma didattico sarà molto più interessante di quello dell'anno scorso. Al piano di studi è stata aggiunta la storia del Canada. Domani devo tenere una lezione monografica sulla guerra del 1812. Strano leggere la storia di quelle antiche guerre, guerre che non ritorneranno mai più. Credo che nessuno di noi possa provare un interesse più che accademico per queste remote battaglie. Non è pensabile che il Canada possa di nuovo fare una guerra. Fortunatamente, quella fase storica è conclusa. Intendiamo riorganizzare subito il centro di arte drammatica e reperire fondi presso tutte le famiglie degli iscritti alla nostra scuola. Io e Lewis Allen abbiamo scelto come zona la strada di Dulwich e sabato pomeriggio faremo un giro di propaganda. Lewis prenderà così due piccioni con una fava, poiché vuole partecipare a un concorso di Country Homes che premierà la miglior fotografia di una casa di campagna. Il premio consiste in $25. Serviranno a Lewis per un abito e un soprabito nuovi. Ne ha proprio bisogno. Ha lavorato in una fattoria tutta l'estate e anche quest'anno aiuta in casa e serve a tavola, nella pensione dove alloggia. Deve pesargli, ma non se ne lamenta mai. Mi piace Lewis. È risoluto, è ambizioso e ha il viso atteggiato a un largo sorriso. In effetti non è poi tanto forte. L'anno scorso ho avuto paura che non ce la facesse, ma l'estate alla fattoria sembra che l'abbia irrobustito un po'. È il suo ultimo anno al liceo e poi spera di riuscire a frequentare per un anno la Queen's Academy. Quest'inverno le vedove lo inviteranno a cena il più possibile la domenica sera. Io e zia Kate abbiamo affrontato la questione dal punto di vista economico e l'ho convinta a lasciarmi pagare il supplemento. Naturalmente non abbiamo cercato di convincere Rebecca Dew. Ho solo chiesto a zia Kate, in presenza di Rebecca, se potevo invitare Lewis Allen a cena la domenica almeno 2 volte al mese. Zia Kate ha detto freddamente che non poteva permetterselo, oltre alla solita ragazza. E naturalmente Rebecca Dew è intervenuta con voce strozzata dicendo: questa è proprio l'ultima goccia. Siamo dunque tanto povere da non poterci permettere di offrire un boccone ogni tanto a un ragazzo serio e lavoratore che vuol farsi un'istruzione? Spendete di più per il fegato di quel gatto che è grasso da scoppiare. Beh, toglietemi $1 dallo stipendio e invitatelo. Il Vangelo, secondo Rebecca, è stato accettato. Lewis Allen verrà e non ne avranno a soffrire né le razioni di fegato di Dusty Miller, né lo stipendio di Rebecca Dew. Rebecca Dew è fenomenale. Ieri sera zia Cetty è venuta di soppiatto in camera mia per dirmi che voleva una mantellina con i ricami di perline. Ma zia Kate le aveva detto che era troppo vecchia per un capo del genere e la sua sensibilità ne era rimasta scossa. Crede davvero che sia vecchia, signorina Shirley? Non voglio certo vestirmi in modo poco dignitoso, ma ho sempre desiderato tanto una mantellina con i ricami di perline. Mi sono sempre sembrate, diciamo così, allegre e ora è tornato di moda. Troppo vecchia? Ma certo che lei non è vecchia, cara zia Cetti, la rassicurai. Non si è mai troppo vecchi per indossare quel che ci piace. Se lei fosse troppo vecchia, non vorrebbe nemmeno indossarla. La comprerò a costo di dispiacere a Kate, disse zia Cetty con tono tutt'altro che provocatorio, ma so che manterrò la parola e credo di sapere come acquietare zia Kate. Sono sola nella mia torretta, fuori la notte è calmissima e il silenzio è dolce, nemmeno i salici si muovono.
Mi sono affacciata alla finestra e ho mandato un bacio all'indirizzo di una persona che non sta poi tanto lontana da Kingsport. Capitolo 2. La serpeggiante strada di Dawlish era una strada per chi non aveva fretta, pensavano Anne e Lewis, e il pomeriggio invitava a vagabondare, così si fermavano di quando in quando ad ammirare uno spicchio di mare blu zaffiro tra gli alberi, o a fotografare uno scorcio di paesaggio o una casetta pittoresca in una conca boscosa. Forse non risultò altrettanto piacevole visitare le varie case per chiedere fondi a favore del centro di arte drammatica, ma Anne e Lewis parlavano a turno, occupandosi l'una degli uomini e l'altro delle donne. Pensi lei agli uomini, se indossa quell'abito e quel cappellino, l'aveva consigliata Rebecca. Anch'io ai miei tempi ho avuto la mia esperienza di raccolte di beneficenza e ho scoperto che più si è carine e ben vestite, più denaro, o almeno promesse di denaro, si ottengono dagli uomini. Ma se si ha a che fare con le donne, bisogna vestirsi di stracci vecchi. Le strade sono interessanti, vero Lewis? Disse Anna con aria sognante. Non mi piacciono le strade dritte, ma quelle piene di svolte e gomiti dietro cui possono annidarsi magnifiche sorprese. Mi sono sempre piaciute le strade con le curve. Dove porta questa strada di Dawlish? Chiese Lewis più prosaicamente, pensando intanto che la voce della signorina Shirley evocava in lui pensieri di primavera. Potrei risponderti in modo antipatico e professorale? Lewis, e dirti che non va da nessuna parte, resta qui e basta, ma non lo farò. E poi, che importanza ha dove va? Alla fine del mondo e ritorno, forse? Ricorda cosa disse Emerson, forse che il tempo mi riguarda? Oggi sarà il nostro motto. L'universo andrà avanti lo stesso, anche se noi per un po' non ce ne occuperemo. Guarda l'ombra di quelle nuvole, la tranquilla pace delle vallate verdi e quella casa con quattro alberi di melo agli angoli. Immaginatela in primavera. Questa è una di quelle giornate in cui ci si sente vivi e ogni vento del mondo ti è amico. Che belli questi cespugli di felci lungo la strada, felci profumate, coperte di veli di ragnatele. Mi ricordano i giorni in cui fingevo, o credevo, o forse ci credevo davvero, che le ragnatele fossero le tovaglie delle fate. Scoprirono una fonte ai margini della strada. Si sedettero su un tappeto di muschio che sembrava intessuto di minuscole felci e bevero una coppa ricavata dalla corteccia di betulla. Solo chi arso dalla sete e trova l'acqua sa quanto è bello bere, disse Lewis. Quell'estate che ho lavorato all'ovest sulla ferrovia mi sono perso e ho vagato per ore nella prateria infuocata. Pensavo che sarei morto di sete. Poi ho trovato la capanna di un contadino e aveva una fonte come questa, in una macchia di salici. Quanto ho bevuto! Da allora capisco meglio la Bibbia che parla sempre della buona acqua. Presto l'acqua ci arriverà da un'altra parte, disse Anna con una certa preoccupazione. Sta arrivando un temporale e, Lewis, adoro i temporali, ma oggi ho indosso il cappellino più bello e uno dei due vestiti della domenica. E la casa più vicina è lontana mezzo miglio. Laggiù. C'è una ferriera abbandonata, disse Lewis, ma dovremmo fare una corsa. Corsero a perdifiato e al riparo ammirarono lo spettacolo del temporale, momento emozionante di quel pomeriggio spensierato. Un silenzio ovattato era calato sul mondo. Le brezze soavi che prima bisbigliavano e fremevano in un grande coro lungo la strada di Dawlish, ora avevano ripiegato le ali e si erano fatte immobili e mute. Foglie e ombre sembravano impietrite. Le foglie degli aceri sulla curva della strada mostrarono la parte inferiore e parve che gli alberi impallidissero per la paura. Un'enorme ombra fredda sembrò inghiottirli, come un'onda verde. La nuvola li aveva raggiunti. Allora arrivò la pioggia, trasportata da folate di vento. Le gocce picchiettavano sulle foglie, danzavano fumando sulla strada rossa e tamburellavano allegramente sul tetto della vecchia ferriera. Se dura, disse lei, ma non durò. Finì all'improvviso come era incominciato e il sole tornò a splendere sugli alberi bagnati e lucidi. Scorci di cielo di un azzurro abbagliante apparvero tra i brandelli di nuvole bianche. In lontananza si vedeva ancora una collina avvolta in una nube sfocata di pioggia. Ma in basso la conca della valle sembrava traboccare di vapori color pesca.
I boschi all'intorno sfoggiavano luccichi e sfavillii primaverili. Sul grande acero, che sovrastava la ferriera, un uccellino incominciò a cantare, quasi che ingannato dalla nuova veste del mondo credesse all'arrivo della primavera. «Esploriamo da questa parte», disse Anna quando ebbero ripreso il cammino, avviandosi su una strada secondaria che correva tra vecchie staccionate ammantate di verga d'oro. «Non credo che ci viva nessuno qui», disse Lewis, incerto. «Mi pare che sia solo una strada che scende alla baia. Non importa, andiamo». Ho sempre avuto un debole per le strade secondarie, lontane dalle solite vie battute, dimenticate da tutti, verdi e solitarie. «Senti, Lewis, il profumo dell'erba bagnata. E poi il cuore mi dice che una casa c'è, e una casa di un certo tipo, una casa ideale da fotografare». Il cuore di Anna non sbagliava. Presto si imbatterono in una casa e per di più ideale da fotografare. Era una casa antiquata e singolare, con cornicioni molto bassi e finestre quadrate dai vetri piccoli. Grandi salici la racchiudevano in un abbraccio patriarcale. Mentre in basso, un disordinato groviglio di cespugli e piante perenni sembrava volerla soffocare. Era mal ridotta e resa grigia dal tempo, ma le grandi stalle sul retro erano ordinate e in ottimo stato, moderne, sotto ogni aspetto. Ho sempre sentito dire, signorina Shirley, che chi tiene alle stalle più che alla casa ha rendite superiori alle spese, disse Lewis, mentre avanzavano sul viale erboso scavato da profondi solchi. Beh, io direi invece che dimostra come gli importi più dei cavalli che della famiglia, disse Anna ridendo. Non credo che qui riusciremo a trovare fondi per il nostro centro, però è la casa più adatta a concorrere a un premio fotografico. In fotografia non si vedrà che è grigia. Non sembra che questo viale sia molto frequentato, disse Lewis con un'alzata di spalle. Evidentemente qui non ci sta gente molto socievole. Finiremo per scoprire che non sanno nemmeno che cos'è un centro di arte drammatica. Comunque scatterò la fotografia prima di stanare i proprietari. La casa sembrava deserta, ma dopo aver preso la fotografia aprirono un cancelletto bianco, attraversarono il cortile e bussarono a una porta di servizio di un celeste sbiadito. Il portone d'ingresso doveva essere come quello di Windy Willows e servire, cioè per figura, ammesso che potesse fare figura un portone letteralmente nascosto dalla vite vergine. Si attendevano almeno la formale cortesia che aveva contrassegnato le visite precedenti, accompagnata o meno dalla generosità. Perciò furono completamente sconcertati quando la porta si aprì di colpo e sulla soglia apparve non la solita moglie o figlia sorridente, ma un uomo alto e robusto di 50 anni, con capelli brizzolati e folte sopracciglia, che chiese bruscamente: «Cosa volete?» «La disturbiamo per portarla a conoscenza dell'attività del centro di arte drammatica del nostro liceo», incominciò con esitazione Anna. Ma le furono risparmiati ulteriori sforzi. «Non ne so niente, non ne voglio sapere niente, non voglio averci niente a che fare», disse l'uomo, interrompendola con decisione e chiudendole la porta in faccia. «Bel modo di mettere a tacere il prossimo», disse Anna mentre si allontanavano. «Quell'uomo è di una gentilezza squisita», disse Lewis con un sorriso. «Poveretta la moglie, ammesso che ce l'abbia. Non credo, l'avrebbe ingentilito un pochino», disse Anna, cercando di riprendersi dalla spiacevole sorpresa. «Vorrei che avesse a che fare con Rebecca di...» «Ma perlomeno abbiamo preso la foto della casa e ho il presentimento che vincerà il primo premio. Accidenti! Ho un sassolino nella scarpa e per togliermelo mi siederò sul muretto con o senza permesso del gentile padrone». «Per fortuna dalla casa non ci possono vedere», disse Lewis. Anna aveva appena finito di allacciarsi le scarpe quando sentirono un passo leggero nell'ammasso di cespugli alla loro destra. Quindi apparve un bambino di circa 8 anni, che restò a osservarli timidamente, stringendo nelle mani grassocce una grossa sfogliata di mele. Era un bel bambino, con riccioli castani dorati, grandi occhi castani fiduciosi e lineamenti delicati. Aveva un'aria fine, nonostante fosse a capo scoperto e con le gambe nude e indossasse soltanto una camicia stinta di cotone celeste e un paio di frusti pantaloni di velluto alla zuava. Ma sembrava un principino in incognito. Aveva al fianco un cagnone nero, Terranova, che con la testa arrivava quasi alla spalla del bambino.
Anna gli rivolse il sorriso che conquistava sempre tutti i bambini. Salve, giovanotto, disse Lewis, da dove vieni? Il bambino avanzò, sorridendo a sua volta, e gli porse la sfogliata di mele. La mangi lei, disse timidamente. Papà l'ha fatta per me, ma preferisco che la prenda lei, ne ho un mucchio io. Lewis, dimostrando poco tatto, stava per rifiutare l'offerta del bambino, ma Anna gli diede una gomitata. Avendo compreso il suggerimento, accettò il dolce con compunzione e lo porse ad Anna, la quale, con altrettanta compunzione, lo divise in due e gliene restituì metà. Sapevano che dovevano mangiarlo, anche se nutrivano seri dubbi sull'abilità di cuoco di papà. Ma il primo boccone tolse loro ogni incertezza. Forse papà non era un mostro di cortesia, ma era bravissimo a preparare le sfogliate di mele. È squisita, disse Anna. Come ti chiami, caro? Teddy Armstrong, disse il piccolo benefattore. Ma papà mi chiama sempre Ometto. Non ha altri che me, sapete? Papà mi vuole un gran bene, io voglio un gran bene a papà. Penserete che papà è maleducato perché vi ha chiuso la porta in faccia, ma non lo fa apposta. Ho sentito che chiedevate qualcosa da mangiare. Non è vero, ma non importa, pensò Anna. Ero in giardino dietro le malvarose, così ho pensato di portarvi la sfogliata, perché mi fa pena la gente povera che non ha abbastanza da mangiare. Io ne ho sempre un mucchio. Mio papà è un cuoco straordinario, dovreste vedere le torte di riso che fa. Ci mette l'uvetta? Chiese Lewis con una strizzatina d'occhio. Ce ne mette tantissima. Il mio papà non è tirchio. Non hai la mamma, tesoro? Chiese Anna. No, mia mamma è morta. Una volta la signora Merrill mi ha detto che è andata in paradiso, ma mio papà dice che il paradiso non esiste e lui sa tutto. Mio papà è molto istruito, ha letto migliaia di libri. Voglio essere uguale a lui da grande, però darò sempre da mangiare a chi me lo chiede. Sapete, mio papà non ama molto la gente, ma con me è buonissimo. Vai a scuola? Chiese Lewis. No, mi fa lezione a casa mio papà. Ma i legali gli hanno detto che l'anno prossimo dovrò andarci. Credo che mi piacerebbe andare a scuola e giocare con altri bambini. Certo, ho Carlo e il papà gioca magnificamente quando ha tempo. Mio papà ha molto da fare, sapete, deve mandare avanti la fattoria e tenere anche pulita la casa. È per questo che non vuole seccature di gente tra i piedi. Quando sarò più grande potrò aiutarlo un sacco e allora avrà più tempo per essere educato con le persone. Quella sfogliata era proprio buona, Ometto, disse Lewis quando ebbe finito. Gli occhi dell'Ometto si illuminarono. Sono tanto contento che le sia piaciuta, disse. Ti piacerebbe farti fare una fotografia? Disse Anna, sentendo che quell'animo generoso non avrebbe mai accettato del denaro in cambio del favore. Lewis te la farebbe volentieri. Oh, ma certo, disse con entusiasmo l'Ometto. Anche Carlo? Sicuro, anche Carlo? Anna mise in posa i due davanti allo sfondo dei cespugli. Il bambino in piedi cingeva il collo peloso del grande compagno di giochi e tutte e due avevano l'aria soddisfatta. Lewis prese la fotografia con l'ultima lastra. Se riuscirà bene, te ne manderò una per posta, promise. Qual è il tuo indirizzo? Teddy Armstrong presso signor James Armstrong, Glen Cove Road, disse l'ometto. Oh, non sto nella pelle. Qualcosa che arriva proprio a me dall'ufficio postale. È un onore. Non dirò niente a papà, così sarà una splendida sorpresa anche per lui. Beh, tra 2 o 3 settimane il pacchetto dovrebbe arrivarti, gli disse Lewis al momento del congedo. Ma a un tratto Anna si chinò a baciare il piccolo viso abbronzato. C'era qualcosa in quel viso che le serrava il cuore. Era un bambino tanto dolce, tanto leale, tanto bisognoso di una mamma. Alla curva nel viale si voltarono e lo videro in piedi sul muretto assieme al cane. Stava salutandoli con la mano. Naturalmente Rebecca Dew sapeva tutto sugli Armstrong. Ah, James Armstrong non si è mai ripreso da quando è morta la moglie 5 anni fa, disse. Era un po' meglio allora. Trattabile, anche se piuttosto orso. È fatto così, non c'è che dire. Era perso per la sua bella moglie. 20 anni meno di lui aveva. Quando è morta per lui è stato un colpo grosso, mi hanno detto. Ha cambiato completamente carattere, è diventato arcigno e intrattabile, non ha nemmeno voluto la governante in casa. Ha sempre badato alla casa e al bambino. Era stato scapolo per anni prima di sposarsi e ci era abituato, ma non è la vita adatta a un bambino.
disse zia Cetti. Il padre non lo porta mai in chiesa e dove c'è gente. Adora il ragazzo, a quanto ho sentito, disse zia Kate. Non avrai altro Dio fuori di me, citò Rebecca Dio.